Buon pomeriggio a tutti, oggi è mercoledì 12 febbraio 2020 e con oggi sono 266 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel Porto Franco Internazionale di Trieste. Ecco, come potete vedere il clima in questo momento è veramente più che clemente nei miei confronti perché oggi sembra veramente una giornata di primavera inoltrata. Si sentono persino gli uccellini, non so se li sentite, ma ci sono veramente gli uccellini, ormai li sento già da qualche giorno, questi uccellini di primavera, no? Che di solito si sentono in primavera. È già da qualche giorno che si fanno sentire in maniera anche abbastanza forte. E devo dire che per me questi qua veramente, potete solo immaginare, è un regalo perché il clima qui poteva essere veramente terrificante in questo periodo, invece mi sta graziando e mi sta alleviando le sofferenze che sono già abbastanza grandi, potete immaginare già senza gli strattempi, le intemperie. E il freddo. Insomma, di sera certamente fa molto freddo, ma insomma è sopportabile. Ad ogni modo, questo video di oggi lo vorrei veramente dedicare ai ringraziamenti. Ogni tanto mi sento veramente di ringraziare tutte quelle persone che da mesi e forse anche qualcuno anche da anni mi segue in questa mia battaglia titanica contro queste finte istituzioni, questi finti politici che ormai abbiamo capito, destra, verdi, gialli, rossi, blu, insomma, ormai abbiamo capito che no, non stanno facendo gli interessi dei cittadini. E questa gru ormai è diventata veramente il simbolo, penso, nazionale proprio della decadenza etica, morale, culturale di un sistema proprio che ha dimostrato di essere fallito, ma non solo fallito, ma anche proprio profondamente marcio, no? Perché tutto questo non ha giustificazione di nessun tipo. Poi ognuno può avere le opinioni diverse, no? Magari anche politiche diverse, messo che si possa oggi avere un'opinione politica, no? Perché sappiamo che siamo tutti ormai dentro questo calderone del pensiero unico turbocapitalista, per cui insomma quando si parla di ideologie politiche viene sempre un po' da sorridere, perché insomma sono tutti ormai legati a questo turbocapitalismo, a questo neoliberismo che si sta fagocitando tutto. Ma detto questo, al di là di tutto, qui questa gru, proprio come ho detto, è proprio al di là di tutto è proprio la dimostrazione proprio della deriva culturale, morale, umana, no? Verso la quale stiamo andando tutti quanti, ed è terrificante. Solo questo dovrebbe smuovere le coscienze di tutti, no? Perché magari potreste essere non interessati alla mia vita, alla mia storia, alla mia vicenda, eccetera, ma basta solo questo numero, 266 giorni, un essere umano su una gru, una persona pacifica, onesta, come me, un normale cittadino costretto, no, a un calvario così grande, dovuto proprio a questo sistema, poi in particolar modo a questo sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che ha dimostrato proprio tutto quello che sono, lui e tutto il suo entourage di assessori, consiglieri, no? Ed è terrificante. Però io comunque vorrei ringraziare invece tutte quelle persone che hanno capito molto bene che al di là di tutto qui c'è un problema che sta toccando tutti quanti, no? Cioè, che tutta questa roba è rapportata, è rapportabile a quello che stanno facendo in questo paese. La gru Ursus è proprio questo simbolo. E vorrei anche ringraziare una persona, una giornalista, che devo dire la verità, una giornalista veramente preparata e soprattutto una giornalista vera, libera, che ha dimostrato sempre di essermi vicino, non perché mi conosce, non perché sia una mia amica, semplicemente perché ha voluto approfondire, informarsi su questa cosa, e si sta comportando
intanto come una giornalista vera e poi come un essere umano vero. Questa giornalista si chiama Emanuela Valente di Radio TV Cusano Campus. E tra l'altro domani mattina alle 10 ci sarà un'intervista diretta su TV Cusano Campus, appunto, con Emanuela Valenti, che veramente abbraccio e ringrazio, anche se virtualmente, io non l'ho mai conosciuta di persona, però devo dire la verità che questa donna mi commuove, veramente mi commuove, perché in un panorama così giornalistico e mediatico, dei media mainstream, così asservito, sfacciatamente asservito ai poteri forti, cioè, ogni tanto c'è ci sono queste voci libere che fanno ben sperare. Poi vorrei ringraziare anche Glauco Benigni del blog Homo Sapiens, che sta anche lui è sul pezzo, che domenica sta preparando un servizio che appunto andrà in onda con il sottoscritto in diretta su questo suo blog Homo Sapiens. Ringrazio ovviamente anche lui e vorrei ringraziare Fabio Moggia che è partito dalla Liguria, questo mio collega balneare che sta arrivando a Trieste a piedi. E lo abbraccio perché adesso mi ha appena detto che è arrivato a Venezia e quindi insomma tra qualche giorno sarà a Trieste qui sotto la gru e mi ha detto che ha pensato di portare anche un pensierino per il nostro sindaco Roberto Di Piazza come ringraziamento per il suo la sua dimostrazione pubblica a tutti gli italiani, no? Di questa sua capacità di dimostrare etica, coscienza, umanità e rigore etico e morale. Quindi questo collega ha pensato di portargli personalmente un pensierino proprio per ricordare questo a questo sindaco meraviglioso, Roberto Di Piazza, lo ricordiamo sempre. E poi vorrei ringraziare e abbracciare anche Francesco Cifarelli, Emanuela, gli amici di Firenze, che Emanuela Limoncelli, scusate, che sono venuti l'altro giorno qui a Trieste sotto l'Ursus e sono venuti in camper da Firenze per venirmi a trovare e portarmi la loro solidarietà e il loro appoggio. Ed è stato bello perché è stato un gesto veramente spontaneo. E sono queste persone che danno speranza a tutte queste persone. Che c'è ancora questo virus benefico dell'empatia, della solidarietà, della condivisione, della coscienza tra i nostri concittadini italiani, triestini, eccetera. E questo mi fa sempre ben sperare, no? Che non sia tutto così perso, che non siamo tutti così ormai disgregati, disintegrati mentalmente, culturalmente e umanamente. Invece c'è ancora tanta gente piena di coscienza e di umanità e di solidarietà. Gente che ha capito che la mia lotta riguarda anche loro, è una lotta ormai di principio, no? Contro un sistema che lavora, ormai si è capito, che vive e lavora contro i cittadini e non per i cittadini, no? Perché se no tutto questo no, ovviamente no, non si spiegherebbe, no? Cioè, questo va da sé, no? È come fare uno più uno, insomma, no, non c'è neanche veramente bisogno, dopo 9 mesi, di entrare neanche nel merito dei motivi, no? Per cui una persona fa un gesto del genere, no? Perché solo il fatto di pensare che una persona possa stare da 9 mesi su una gru e pensare che ci sono delle istituzioni
che c'è un intero apparato politico istituzionale, vedete, di questa città. Lì c'è il Palazzo della Regione, dove c'è Fedriga, la Lega, l'uomo del prima gli italiani, prima gli imprenditori, stiamo vicini ai imprenditori. Ecco, tanto per dire, questo signore non si è mai fatto vedere, non si è mai fatto né vedere né sentire. E questo sarebbe prima gli italiani. Però poi c'è la prefettura, lì dietro c'è il comune di Trieste. Ecco, cioè, tutto questo è ingiustificabile. L'inerzia, il muro di gomma, il far finta di niente, li condanna. Cioè, queste persone sono condannate per sempre, no? E poi potranno anche cercare di coprire, di fare narrazioni diverse, ma questo numero che li condanna, cioè 266 giorni, questo numero li condanna, perché nessuno poi, non c'è neanche veramente bisogno di entrare nel merito degli argomenti. Cioè, hanno lasciato un essere umano, una brava persona, che loro sanno, lo dicono tutti i giorni che sono una brava persona, che sono un bravo imprenditore, però è da distruggere, no? Loro, e questo è il messaggio che stanno facendo passare. Gente come Dekovic, quel personaggio famoso che sapete che ha dato fuoco alla Voce della Luna, che ha tentato di uccidermi, è a piede libero, condannato in via definitiva. Ma è a piede libero perché nessuno è stato in grado di acciuffarlo. Una Pacorini Group e Paolo Fontanot si sono impossessati della mia impresa e non hanno neanche avuto bisogno di partecipare a un bando di gara. Se la sono presa d'amblè, punto e fine, la volevano e se la sono presa. No, mentre noi piccoli imprenditori avremmo dovuto partecipare anche al bando di gara, no? Siamo a questi livelli. E poi c'è un sindaco, Roberto Di Piazza, che saluta la gente con il saluto romano, che mostra davanti ai bambini, non si fa neanche scrupolo davanti ai bambini, si mostra col dito medio, queste robe orribili, che veramente c'è, un sindaco che abbia un comportamento del genere, non si può neanche immaginare. E chiaramente, e da qui ovviamente può scendere soltanto tutto il resto, e da qui si spiega perché c'è un uomo da 266 giorni sulla gru. Insomma, se un sindaco non si fa dei scrupoli davanti ai bambini, che scrupolo si può fare davanti alle persone adulte? Cioè, e va da sé che magari si starà divertendo, magari si staranno tutti quanti eccitando all'idea di vedere un uomo che su una gru che sta patendo le pene dell'inferno. Probabilmente siamo a questi livelli mentali qui, perché sennò non si spiega. Ma una persona che ha un livello di intellettivo, mentale, sano, non permetterebbe una roba del genere, ma neanche ma non per 266 giorni, ma neanche per 5 minuti, no? Eppure questi qua lo stanno facendo, no? Stanno dimostrando tutta la loro cattiveria, la loro malvagità, la loro sottocultura primitiva e aberrante a tutto il paese, a tutta la città. Ecco, e detto questo, niente, io ovviamente vado avanti imperterrito con la mia manifestazione, e vedremo fin dove si spingeranno. Io sicuramente non mollo, e intanto per il momento mi godo questo bellissimo tramonto insieme a voi, a voi brave persone che invece mi state proprio vicino e mi supportate in tutti i modi, e così mi godo anche questo clima clemente che il cielo mi sta regalando. Buona serata a tutti.